Nel pomeriggio di martedì a Villa Pallavicini, l'arcivescovo Matteo Zuppi ha incontrato oltre 300 ragazzi, una rappresentanza dei tantissimi giovani frequentatori delle decine di doposcuola presenti sul territorio diocesano. Doposcuola non significa solo dare una mano ai ragazzi nel campo del profitto scolastico, ha affermato il cardinale, ma soprattutto aiutarli a interagire fra loro facendoli sentire accolti. Fratelli tutti è la vera materia che si insegna qui e non a caso è stato il concetto più utilizzato dai doposcuola in questi anni, lo stesso che il Papa ha utilizzato per farci sentire membri della casa comune. Un momento di festa e condivisione, dunque, dopo lo stop causato dalla pandemia, organizzato dall'Ufficio Scolastico Diocesano in collaborazione con Antal Pallavicini. È molto bello essere qui tutti insieme. Tutti insieme vuol dire studenti, bambini, ragazzi, educatori, coordinatori e diverse realtà. Sto pensando a Felsinia, pensando a Decathlon, alla Fondazione GDO, all'Antal Pallavicini, a tutti gli operatori che ha messo in gioco, a tutti i ragazzi della pastorale giovanile. Quindi veramente essere così in rete, in gruppo insieme. Questa è la terza volta che ci incontriamo e quest'anno è una festa particolare perché abbiamo dovuto sospenderla per 2 anni e non ci siamo riusciti a trovare con i ragazzi. Sono 18 degli 80 dopo scuola della diocesi, sono venuti in 18 oggi con 250 ragazzi dalle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado. Dopo diversi anni è un piacere enorme accogliere tanti ragazzi, tanti giovani, vedere gremita Villa Pallavicini, il suo parco, i suoi spazi sportivi, da tanti ragazzi, da tanto entusiasmo, da tanta passione. L'ufficio scuola insieme all'Antal Pallavicini hanno organizzato questa giornata festosa per i doposcuola e siamo contenti perché questo vuole essere la vocazione di questo parco, la vocazione di Villa Pallavicini, essere un luogo di accoglienza per tutte le grandi manifestazioni sportive e non di Bologna. Quest'oggi siamo qua anche noi oggi alla festa dopo scuola come ufficio di pastorale giovanile, perché è una delle realtà più belle che sono nate negli ultimi 5-6 anni, sono proprio queste realtà di dopo scuola. Ne abbiamo circa un centinaio nella diocesi e sono un laboratorio non solo per l'apprendimento scolastico, il recupero, l'accompagnamento compiti, ma sono anche dei piccoli laboratori di socialità. Anche nel tempo del Covid i dopo scuola sono riusciti a continuare un'attività educativa e quindi ad aiutare questi ragazzi delle medie, i bambini delle elementari a continuare quella socializzazione che era stata molto messa in difficoltà. Quindi oggi è un giorno veramente di festa, bello per la varietà dei colori, dei palloncini che adesso lanceremo al cielo come segno anche del desiderio che dalla diversità possa nascere un'esperienza d'unità.